leggendo questo, e che poi è stato il suo primo romanzo. E per questo motivo io vorrei, sono soltanto tre righe, io ho scritto, era un articolo che ho scritto su questo articolo, però che si apriva così, e che si collega moltissimo anche col fatto che esistono veramente molte eccellenze nel nostro sì, territorio. Allora, l'articolo che si intitolava Il capolavoro in casa. Molti sono convinti che sia necessario allontanarsi dai luoghi a loro vicini per poter incontrare ambienti, paesaggi, persone di grande valore. In verità la categoria del bello, dell'appassionante, a volte anche del sublime, sta dietro l'angolo o addirittura davanti agli occhi, ed è proprio questa la riflessione che può balenare nella testa di una qualunque persona residente nel nostro comprensorio dopo aver letto Nessun segno sulla neve, che appunto è il primo romanzo che ha scritto Daniela. E da quel momento, diciamo, è nato così, Daniela mi ha sempre portato a far vedere un po' i suoi lavori, e io lì ho avuto modo di apprezzare una serie di lavori che sono nati uno dietro l'altro, appunto Il bimbo di Rachele, un altro bellissimo romanzo che è nato dopo di questo, poi un altro romanzo ancora che è poi stato scritto anche in lingua inglese, In ombra sul fiume Medivac, e per finire quest'ultimo romanzo, La fontana delle rane. E nel contemporaneamente anche una serie di racconti, alcuni dei quali sono stati pubblicati su Lottiga, alcuni erano stati pubblicati precedentemente, e che hanno riscosso anche un enorme successo proprio dei lettori, cioè la gente proprio ci telefonava, quanto è bravo, cioè proprio è una cosa, perché il punto, diciamo, il tratto caratteristico di Daniela, oltre ad essere, avere proprio una vena narrativa così spontanea, oltre ad essere sicuramente bravissima nel thriller, però la sua capacità è proprio di toccare tutte un po' le pieghe dei sentimenti umani in tutti i loro aspetti, e di saper fare un'analisi dei personaggi, anche quelli che potrebbero essere più spregevoli o negativi, sì, sì, però di saperli tratteggiare in maniera così profonda che ti senti avvinto sostanzialmente da quello che leggi, e sono sempre testi che non chiudi il libro e rimane lì, ma continui a per alcuni giorni a ripensarci, a rimuginare, ed è questo il valore di un'opera, che rimane lì e continui magari a pensarci, e questo è. E quindi quando lei mi ha detto, guarda, dice, vuoi presentare, devo dire, io con le parole non sono molto brava nel parlare, sono più brava a scrivere. Però per me è stato appunto un piacere e un onore proprio per questo, e soprattutto è stato il piacere di poter leggere un inedito, ovviamente sa anche sì, che in fondo ce l'ho solo io e poi un po' di egoismo, va bene. Allora, innanzitutto uno parte già dal titolo, La fontana delle rane. Già partendo dal titolo si comprende che un vero e proprio protagonista del romanzo è, che poi appunto è un thriller, è un luogo specifico, e che ci richiama a un posto specifico che è appunto la Fontana delle Rane, che si trova in un quartiere particolare di Roma, che è il quartiere che è stato diciamo progettato all'inizio del secolo scorso dall'architetto Coppodè, che è un quartiere veramente atipico, perché a parte che c'è tutto un caos intorno, mentre come si entra in questo quartiere ci rendiamo conto che ci troviamo in una dimensione un po' diversa, e ci sono questi divini, queste architetture particolari dove c'è una somma di stili che ad alcuni erano state giudicate anche di cattivo gusto, ma in realtà c'è qualcosa anche tra la fiaba e il grottesco, e anche un elemento un po' inquietante. E a questo punto, siccome vorrei chiedere a Daniela perché hai scelto proprio quel quartiere lì. Ho scelto quel quartiere lì perché c'è un velo di mistero, non so, è come un qualcosa di racchiuso all'interno del caos della grande città. E, entrando attraverso l'arco che c'è su Via Dora, praticamente si entra in questo quartiere, c'è un grande lampadario di ferro battuto che ondeggia sotto quest'arco, e praticamente si entra in un'atmosfera diversa, cambiano addirittura i fattori climatici entrando là dentro. E quindi per me è stato proprio uno scoprire un posto di Roma che molti romani penso che alla fine non neanche lo conoscono, perché in fin dei conti si racchiude tutto attorno a Piazza Mincio e ci sono le strade laterali, però con questa
architettura così particolare, il Palazzo delle Fate, il Palazzo del Ragno, le case degli ambasciatori, cioè ti porta effettivamente in un'atmosfera completamente diversa. E siccome io l'ho conosciuto in una serata d'estate, mi ha colpito tantissimo questo posto e ho sentito sempre che qualcosa avrei donato, ecco, a questo luogo. E mi è venuto proprio spontaneo proprio il titolo, La Fontana delle Rane, come succede sempre, perlomeno a me, quando comincio a scrivere qualcosa, io parto con una frase, con un'idea, non so mai quello che succede, in effetti i personaggi mi vengono fuori così man mano che scrivo, quindi li analizzo, li scopro, vivo con loro, è una magia quella che poi si crea, tanto più che questo quartiere viene chiamato proprio tra l'altro dai romani un quartiere magico, proprio perché c'è di tutto, esoterismo, queste immagini di animali, immagini epiche, quindi è un luogo dove non potevo non ambientare una storia, insomma, quindi e qui l'ho ambientata poi in un periodo che era praticamente l'inizio degli anni 90, quando era caduto il muro di Berlino, c'era la guerra fredda, stava terminando, e c'era un modo nuovo di fare spionaggio, di carpire notizie, eccetera. E il libro comincia con un personaggio che sta tentando il suicidio. Lui tenta il suicidio, pensa come fare, quello, e poi si ferma quando si rende conto, si voleva tagliare le vene, si fa un piccolo taglio sulla vena e, come vede una goccia di sangue, finisce il suo tentativo. Da qui viene fuori poi una serie, cioè vari personaggi che vivono in quella... Una struttura anche abbastanza... Infatti la cosa particolare che io ho sempre chiesto a Daniela, perché le sue strutture non sono strutture semplici, infatti questa è una doppia, all'inizio sembra una doppia storia, cioè iniziamo con questa scena struggente di quest'uomo che sta tentando il suicidio, e è scritto anche, vedrete in corsivo, invece il resto ha anche una scrittura diversa, e poi inizia un'altra storia praticamente nel palazzo di fronte, dove c'è un'organizzazione internazionale che si occupa dei progetti dei paesi emergenti, e dove si muovono quattro ragazze, tutte, cioè protagonisti, studiate, analizzate nei loro aspetti, nelle loro vite, in maniera, e che anche queste storie si intrecciano tra di loro. Comunque sia, la struttura è una struttura complessa, Nessun segno sulla neve è ancora più complessa perché il testo è proprio più lungo, però è quello che sembra diciamo particolare, che io ho sempre chiesto a lei, ma tu inizi prima, ti fai uno schema di come sarà poi alla fine l'opera, invece lei mi ha sempre detto no, dice io vado avanti così, però poi ne esce fuori il prodotto perfetto, nel senso compiuto, cioè che ha una sua logica, perché poi le storie si compongono tra di loro. E quello che ti volevo chiedere, perché in questi si muovono i personaggi, sono cinque personaggi femminili fondamentalmente e alcuni personaggi maschili. Allora, questi personaggi, la trama è molto difficile da raccontare perché rischiamo di anticipare, ed è veramente, infatti quando è tutto il legge, come raccontiamo la trama. Quando poi verrà pubblicato, sì. Poi un'altra festa. Sì. E la particolarità di questi personaggi, cioè si crea una contrapposizione sicuramente tra un mondo femminile e un mondo maschile, dove lei, non so adesso cosa mi risponderà su questo, le donne hanno sempre un loro spessore, una loro profondità, anche un personaggio che inizialmente appare un personaggio negativo, una donna piuttosto arcigna, fredda, eccetera, invece ha un vissuto e poi dopo compie anche un estremo sacrificio e quindi è un personaggio positivo. Mentre i personaggi maschili, tutti, tranne uno, sono personaggi profondamente negativi. Uno è un pazzo folle, un altro è un porco, un altro è un violento. E c'è questo. E ce n'è
è uno però che si salva. È uno che si salva, che è un poliziotto, che è un poliziotto, ha i suoi piccoli difetti come tutti gli esseri umani. Allora volevo sapere se questa cosa, questa diciamo, opposizione, questo conflitto diciamo, tra maschile e femminile. Questo è un problema, ecco, perché in effetti anche nel Sonsegno sulla neve c'era questo personaggio, che poi è quello che mi è piaciuto di più nel Sonsegno sulla neve, l'uomo così un po' sempre tra il pesce in barile, quello che prende mai una decisione, che alla fine sconta tutto quello che ha fatto di sbagliato durante la vita. E anche qui i personaggi maschili tendo a metterli sotto una luce un po', non lo so, così la loro analizzare. Però c'è stato un, diciamo, un certo senso, un scatto più positivo, però, già c'è stato, perché c'è un uomo che riscatta. Sì, sì, c'è un uomo che riscatta, non sono tutti personaggi così negativi, c'è una storia umana molto molto forte che proprio la protagonista è questa donna coarcigna che ogni tanto vengono fuori degli stracci del suo vissuto e mano a mano si cuce la storia di questa donna. E anche diciamo, il personaggio che tu hai detto è un pazzo, diciamo, anche lui ha una storia molto forte dietro le spalle. Quindi diciamo che io tendo a evidenziare gli aspetti negativi della natura maschile, ma li giustifico. Se tu li costruisci bene, li costruisco, ma do una giustificazione anche a questo modo di essere, capito? Forse voglio riscattarli certi punto interrogativo, non lo so, però è vero, mi ritrovo sempre.